Come già annunciato, è con noi il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Segretario, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ne abbiamo appena parlato nelle notizie flash, segretario, il Next Generation, il Recovery Fund, se preferite, ieri le linee guida indicate per lettera dal governo. Allora, è chiaro, siamo alle indicazioni forzatamente di carattere generico, però abbiamo poche settimane per andare nello specifico. Qui ci giochiamo il futuro, segretario, con tutto il rispetto per le elezioni, il referendum e qualsiasi cosa, ma il recovery non torna, passa una volta. Che facciamo? No, questa è la cosa più importante che c'è e va detto che non era scontato, è una grande vittoria innanzitutto di questo governo, mi permetto di dire del Partito Democratico, che ha creduto che l'Europa poteva cambiare e non che andava distrutta, picconata o che era una cosa inutile. Ed è una svolta storica, non solo perché investe centinaia di miliardi, ma lo fa su linee guida che sono quelle che servono all'Italia: la green economy, creare lavoro attraverso la digitalizzazione del paese, risorse per le infrastrutture. E poi ieri è stata detta un'altra grande cosa molto importante, e cioè il superamento, l'abolizione del Trattato di Dublino, che regola l'immigrazione e che finalmente rende coprotagonisti tutti i paesi europei e non solo l'Italia della gestione dei flussi migratori. È un'altra grande vittoria e c'erano tanti che non ci credevano, abbiamo fatto bene a insistere e anche su questo ora si può voltare pagina. Ora bisogna fare presto. Il governo già è al lavoro, il ministro Amendola ha insediato un tavolo, progetti concreti che arrivino subito alle persone e ai territori, ma se ce l'abbiamo fatta, io sono fiducioso che ce la faremo anche su questa sfida. Allora Zingaretti, lei torna a smentire ufficialmente questa sorta di patto di cui si è parlato moltissimo nelle ultime ore. Ieri c'era un titolone su Repubblica, è inutile negarlo, proprio su questo, il patto col Movimento 5 Stelle, diciamo, per mantenere una certa posizione comunque vadano le cose alle elezioni sabato e domenica. Ma guardi, io sorrido perché, come sente dalla mia voce, negli ultimi giorni avrò fatto 18 comizi, ora sono alla Spezia, vengo da Genova, sto partendo per la Toscana. Io ho la sensazione che le persone non si rendano conto che cosa vuol dire fare campagna elettorale. Dell'esito delle elezioni si discute il giorno dopo le elezioni, perché solo il giorno dopo si sa la condizione della situazione politica che si è determinata. Tutta questa discussione su patti, non patti, rimpasti, ok, io la trovo abbastanza surreale. E l'appello invece che io continuo a fare è: buttiamoci nella campagna elettorale, perché in gioco c'è la qualità della vita per milioni di persone, con due parole: passione e unità. Perché se riscopriamo il valore della passione, cioè non lavorare per noi stessi ma per il futuro dell'Italia, come abbiamo fatto combattendo in Europa per il Recovery Fund, e che è molto molto importante, e unità, uniamo le differenze, perché quello è il modo di fermare le destre, gli esiti elettorali saranno molto migliori di quello di cui si sta discutendo in queste settimane. Io ripeto, sono strada per strada e vedo un clima che non c'entra nulla con quello che a volte vedo raccontato in queste ore. Senta, segretario, ma insomma è evidente che chi la conosce crede nella sua buona fede, chi conosce la sua storia politica e personale, però insomma è inutile essere ipocriti. Da Veltroni a Bersani, passando per i reggenti, Franceschini e Epifani, arrivando fino a lei, onestamente ogni qualvolta si parla di Partito Democratico si parla di una crisi di identità, di personalità, c'è chi aspetta l'esito, qualora fosse negativo, per farla fuori dalla segreteria. Come mai questo è un partito che non riesce a trovare una sua serenità e una sua identità? Forse perché ci sono troppi personalismi al suo interno, troppe pluralità che non riescono a trovare una sintesi? Guardi, questo sarei contento se organizziamo insieme un convegno dove inviterei anche alcuni psichiatri oltre che dei politici, che farebbero bene. Però anche qui, malgrado questo dibattito, io sono contento di due cose. Uno, che in questo momento in realtà il Partito Democratico, e l'ha visto anche la direzione del partito, anche su un tema difficilissimo, è molto più unito di quanto si racconti, e questa è una grande forza, un grande valore. Secondo, c'è un dato oggettivo: nel 2018 noi abbiamo subito la più grande sconfitta della storia della Repubblica, 18% marginali, con un bipolarismo che si organizzava intorno alla Lega
e ai 5 Stelle. Oggi noi stiamo parlando di un PD che in qualsiasi angolo d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, presenta le liste, candidati e alleanze tutte competitive, ed è possibile che si diventi il primo partito politico italiano, perché questo è un altro obiettivo a portata di mano. Quindi io non minimizzo, perché anche io sono abbastanza colpito di come a pochi giorni dalle elezioni riscattino discussioni di un certo tipo, però combatto perché vedo tanti militanti, ma anche cittadini, che dicono: bene, siamo tornati, i confini si sono allargati. E ripeto, non perché è un'opinione, ma un dato di fatto, il PD e le sue alleanze in Italia in questo momento sono l'unica certezza presente ovunque per fermare le destre, ovviamente per chi non vuole che questo paese cada nelle mani di Salvini. Ma non ha paura lei? Non ha paura lei di doversi difendere sempre dal fuoco amico, così come è successo a Minniti quando era alla guida del Ministero dell'Interno? Francamente no, per un problema, perché io faccio politica per ottenere risultati, e già aver rimesso in campo la storia, la funzione, il ruolo del PD per me è una grande soddisfazione. Se vogliamo dirci la verità, un anno fa, non 100 anni fa, l'Italia era governata dal governo più antieuropeista d'Europa, eravamo ai margini e isolati in tutta la dimensione europea. Oggi l'Italia guida l'innovazione europea, abbiamo ascoltato pochi minuti fa questo che cosa vuol dire. Dopo anni di leggi finanziarie di tagli stanno arrivando centinaia di miliardi di euro per creare lavoro e impresa, e questo è quello che abbiamo fatto in un anno: ricostruito un'identità di questo governo e ridato una possibilità agli italiani, che non si fonda sulla paura e sull'odio. Quindi se non hai lavoro, prenditela con qualcuno; se non hai lavoro, è giusto che il governo, sulla base delle risorse che ha conquistato, ora metta in campo dei progetti dello sviluppo. Il PD è stato e ha contribuito, perché ovviamente non l'abbiamo fatto da solo, ma ha contribuito a cambiare l'asse politico del paese, e ora con la stessa determinazione, almeno io farò questo, deve occuparsi meno dei chiacchiericci e dei giochetti politicisti e pretendere, questo sì è giusto, chiaro, che ci sia ora un grande rigore per essere coerenti con la vittoria che abbiamo ottenuto in Europa. Ad esempio, io credo che se vogliamo superare i ritardi burocratici è tempo che una nuova generazione di ragazze e di ragazzi entri nella pubblica amministrazione. Lo dico da amministratore: c'è bisogno di investire sul personale, ma soprattutto che tanti giovani entrino per preparare progetti, controllarli e dare vita alla PA. Segretario Zingaretti, come stiamo dicendo tutti, in bocca al lupo naturalmente e buon lavoro poi dopo l'appuntamento elettorale per il fondamentale Next Generation. A presto. A voi, buona giornata.